Con tutti sti fiocchi di neve ti sei divertita oggi? Ti Sì, mi sono divertita, oggi è stata una bella gara. sei trovata a tuo agio con tutti? Sì, altro che, soprattutto l'ultima salita. Mamma mia, a un certo punto appena siamo entrati nel bosco ha iniziato a nevicare tantissimo e a un certo punto volevo urlare Buon Natale a tutti, poi meno male che non l'ho fatto perché dopo 30 secondi mi si sono staccate le pelli. Però bellissimo, bello, bello. No, no, favoloso. A proposito di fiocchi di neve, Dimmi. ma tipo per il prossimo anno se si studiasse una tutina da gara un po' diversa, che so, appunto con una grafica che riprende magari un po' la neve, i fiocchi di Più neve, fiocchi di l'ambiente. I fiocchi di neve neve. sarebbe bello. Sì. Che ne dici? No, si può fare, cioè noi possiamo stampare qualsiasi cosa sulla tuta, non è Si male come potrebbe. No, secondo me sarebbe idea. carina, così esce un po' dallo standard della solita monocolore, bicolore, senza nessuna fantasia, così. Così riprendiamo il tuo tatuaggio. Perfetto, sì, il mio tatuaggio. Sì, ho proposto a Carpos di provare a fare una tutina un pochino diversa, proponendogli appunto una grafica che riprendesse un po' i fiocchi di neve, proprio perché a me piace la neve indistintamente. Non so, c'è chi sorride per una giornata di sole e a me viene da sorridere invece quando vedo nevicare. La scelta dei fiocchi di neve è appunto questa passione che ho fin da piccola. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno sempre portato in montagna, avendo i nonni che abitavano appunto in montagna, d'estate e d'inverno eravamo sempre da loro, i weekend li passavamo da loro, quindi ho avuto la fortuna di trovarmi sempre sulle piste fin dall'età di 3 anni. E non per altro il mio cane si chiama Neve. E cosa ancora più importante, infatti, fino a 3 anni fa io lavoravo in banca, poi mi è arrivata la proposta di cambiare lavoro, ci ho pensato molto, ma ho preferito cambiare totalmente vita e quindi prendere in gestione un rifugio che, sapendo che questo nuovo lavoro mi portava via tutta la stagione estiva, però ho preferito di gran lunga rinunciare all'estate e prediligere invece l'inverno perché preferisco non perdere una giornata di sci o comunque di neve e invece lasciare stare una giornata di corsa, magari di bici.